Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Eccoci sull'ultimo episodio per il momento di The Long Dark. Siamo al finale, siamo arrivati al finale. È un gioco che vi straconsiglio per i motivi già precedentemente elencati nelle precedenti live. Se volete, comunque, se vi interessa il mio parere, basta scrivere qui nei commenti sotto il video di YouTube e vi risponderò più che volentieri su quello che considero un grandissimo gioco. Bello, 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 veramente un'esperienza ottima sia per chi ama survival, sia per chi non li conosce e ne vorrebbe provare uno. Questo è davvero un ottimo, ottimo punto di partenza, davvero ben fatto. Il comparto grafico e audio sono davvero studiati alla perfezione, soprattutto il comparto audio che ti consente, come mi è successo nella penultima live, di trovare l'ultima speranza, un granaio dove scaldarmi un pochettino prima di rischiare di morire congelato, grazie a un suono, il suono nell'oscurità, più che altro nella tempesta di neve in cui non si vedeva praticamente nulla. Ho sentito uno scricchiolio come delle, come si chiama, delle imposte che sbattono una contro l'altra, quindi il suono, e dici, sì, ce l'ho fatta, sono in salvo. È un gioco che davvero vi straconsiglio, veramente, veramente molto molto bello. Per ora sono disponibili. È disponibile una modalità survival pura, ben architettata, ben ottimizzata, proprio uscita inizialmente come demo. Poi, essendo che piaceva tantissimo, i giocatori praticamente hanno chiesto di più, di più, di più, dacci di più, e quindi gli sviluppatori l'hanno fatto e hanno sviluppato appunto una modalità sopravvivenza pura, veramente fantastica. La modalità storia, al momento appunto siamo al terzo episodio, ne sono in programma in tutto 5. Davvero ottimi, comunque al momento 34 ore e non abbiamo ancora finito. Non penso che manchi molto, comunque 34 ore, 3 episodi, insomma, direi ottima longevità. Quindi, lunga vita e prosperità a questi sviluppatori e a voi. Acquistatelo, fatevi un favore se siete appassionati di videogame, acquistatelo, acquistatelo, perché è davvero fatto bene, disponibile su tutte le piattaforme di questa generazione, attuale generazione. Quindi accattate questo gioco, prendetelo. Accattatevillo, ne vale veramente, veramente tanto la pena. Tipo controllavo che ci fosse la chat. Questa è la replica di una live su Mixer, trovate sempre il link in descrizione. Via! È un ottimo giorno per lasciare questo luogo. Dovremmo avere tutto quello che ci serve, l'acqua ce l'abbiamo, le razioni ce le abbiamo. E munizioni per il fucile pure. Abbiamo fin troppo in realtà, però ne riempiamoci ancora di più. Sì, sto raccogliendo tutte le risorse possibili, perché comunque alla fine della fiera. Penso proprio che siamo al finale ormai, penso proprio di essere al finale, però è meglio partire premuniti, no? E poi a fine della fiera penso che appunto nel successivo episodio potrebbero tornarci utili. Se dovessimo giocare ancora nei panni di Astrid, nei primi due episodi si gioca nei panni di Will, nel terzo episodio si gioca nei panni di Astrid, la dottoressa, ex moglie di Will. Ex. E là là, quante tisane. Va bene. Buona, direi che basta così, tanto tutto quello che c'è qua dentro non è che sia in chissà quale forma sbagliante. Ah, ma mi piaceva una bistecca. Un attimo, permesso, 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 permesso nel freezer. Intanto non va più, perché ovviamente The Long Dark si riferisce, cazzo, a Muffita. Maledizione. Però almeno è cotta. The Long Dark si riferisce appunto all'assenza di corrente. Non c'è più energia elettrica per via di eventi particolari, terremoti prima e poi una tempesta elettromagnetica sotto forma di aurora boreale che ha disattivato completamente l'elettricità, quindi funzionano solamente le radio ogni tanto e le linee via cavo. Basta, quindi corrente elettrica, niente da lì, The Long Dark, il lungo buio. Una società che ritorna praticamente alle origini quando ancora non c'era l'energia elettrica. Allora, l'altra volta siamo arrivati alla buona miniera, che penso appunto sia il punto finale della nostra avventura, perché comunque abbiamo svolto missioni primarie, secondarie in questa zona, e ormai siamo arrivati al punto in cui ti fanno uscire dalla mappa. Quindi, penso proprio che finirà qui questo episodio.
con un po' di rammarico perché è davvero bello, ma in realtà la mia avventura, la nostra avventura non finisce qui. Andrò avanti a giocarlo in modalità sopravvivenza, quindi per il tiro però a trovarmi su Mixer perché non credo che caricherò i video sulla sopravvivenza pura su YouTube, tanto bene o male, essendo che comunque sono le prime armi, non niente di particolare da mostrare, non niente di chissà cosa, non è che chissà quale abilità, insomma, sarò anzi nabo e chissà quante volte morirò, però ci divertiremo perché è proprio molto molto ben fatto. Quindi, se volete passate qui, mi troverete qui su Mixer con le live, la modalità sopravvivenza, appunto, come dicevo poc'anzi. Porca miseria, starei bene qua, stavo pensando. È un po' estrema come cosa, in realtà no, sarei già morto da un pezzo, però a livello di allergia starei molto meglio. Purtroppo quest'anno chi è allergico come me si porta dietro questa rottura di scatole perché in realtà il freddo non è mai arrivato, quindi certe piante non hanno mai smesso di impollinare, soprattutto quelle che ci sono anche in questo gioco. Qua, dovevo averle anche in tasca perché eccolo qua, la spiga. Le graminacee sono tutte quelle che hanno appunto le spighe. Quindi sia le coltivazioni, sia le piante spontanee, purtroppo sono anche tra le più resistenti, crescono anche sui marciapiedi, sull'asfalto, quindi ahimè, chi soffre di allergia sa di cosa sto parlando. Non per rompere le scatole, più che altro perché purtroppo non respiro bene per colpa di questa cosa, ma cavoli. Terremoti diventano sempre più frequenti, eh? Dicevo brevemente sull'allergia alla fine della fiera, purtroppo sempre come si chiama, le mucose rigonfie, ma non c'è muco, non c'è niente, sono rigonfie le mucose in sé, quindi faccio fatica un po' a respirare, questa è l'allergia, si infiamma, mi si gonfiano le mucose. Comunque sia, chi se ne frega di questa storia, siamo qui su Elon Dark, avete appena visto che è successo, il terremoto, avete anche sentito. È stato un terremoto, ci sono stati svariati nel corso di questo episodio e sono diventati appunto sempre più frequenti. Temo per i poveracci che abbiamo lasciato là indietro. Invece a livello di temperatura stiamo benissimo, una bella giornata, sì, in cui appunto fa freddissimo, ma alla fine della fiera per fortuna la sensazione termica è di 1 grado. Abbiamo riposo migliorato, ah, però con tutta sta neve. Però tutta questa neve ovviamente bagna i vestiti più sensibili. Vabbè, gli stivali troppo si bagnano perché sono sempre nella neve, però non ho buona resistenza, 40%. Buona resistenza all'umidità. Tutto ciò che c'è nel gioco serve, però nella modalità storia andate tranquilli, andrete molto più sereni e lisci. No, cazzarola. Andrete molto più sereni e lisci, fidatevi. Non c'è bisogno di usare chissà quante cose tutte insieme. Oh, bestia, shottato. Questo gli farà calare un po' il morale. Credo che attacchino spesso anche perché abbiamo addosso della carne. Che sia di lupo o di altri animali. Urca, shottato anche quello. Questo no, però si è arreso. Ok, adesso ne recuperiamo carne e pelle e buonanotte. Quanto ne abbiamo addosso? Il chili, ok. Lì in 4 kg, ho detto dai, 34, ok, perfetto, allora possiamo prenderci tutta sta carne. No, con l'accetta, col coltello da caccia, eh. Comunque ci metteremo mezz'oretta. Ok. Ne abbiamo un altro. Ok, adesso appunto 38. Però poi dovrò mangiare qualcosina, tipo questa. 805. Quanto pesa questa qui? Un altro chiletto.
Ce lo togliamo. Sì, prendiamo un paio di chili, dai. No, non esageriamo. 3, dai. È vero che siamo alla fine del capitolo, anzi dell'episodio, perdon, l'ultimo capitolo del Not terzo very episodio. caring much more. Però, tanto vale avere qualche scorta. Eccoci qua, ad esempio. Ciao, mangiamola prima che appunto diventi completamente marcia. Fortuna non ci ha fatto male, non ci ha danneggiato lo stomaco. Se la mangiate cruda, sì, c'è il rischio di ammalarvi. È anche abbastanza frequente. Ah, dicevamo appunto budelli e appunto pelle. Non ci servono in questo episodio. Cioè, almeno ormai. Ci vuole tempo per farli asciugare, quindi renderli utili. A cosa servono? Servono a riparare appunto questi vestiti. Cappello di coniglio, il cappotto di lupo, gli stivali tradizionali, mi sembra anche. No, forse gli stivali tradizionali no, però questi sì. Questi vestiti particolari, questi oggetti particolari, elementi del vestiario sono appunto riparabili solamente con appunto con budelli e pelli. Nel caso del cappello di coniglio, ovviamente serve la pelle del coniglio per ripararlo. La giacca di lupo invece budelli e pelle di lupo. Siamo già stati su questa strada per la miniera, era ostruita. Questa volta invece si vede che i terremoti hanno aperto la strada, ci hanno aperto la strada e possiamo appunto vedere cosa ci aspetta. Calma, perché non vorrei spezzarmi qualcosa. Avete visto, c'era il simbolino in basso a destra della ripidità, dato che stiamo scalando una parete comunque a meno 45 gradi, quindi ci si può far male, sì. Davvero il comparto audio comunque ottimo, con Unity Engine, perché non va inteso solo come motore grafico, ma anche gestisce anche l'audio, lo fa molto molto bene, davvero. Molto molto bene, diciamo, tra i motori grafici comincio ad apprezzarlo. Beh, loro ci hanno lavorato molto bene, purtroppo ha i suoi pregi e i suoi difetti, crasha molto facilmente, ci hanno lavorato molto bene, insomma, dopo anni e anni ci avevano sopra, perché comunque la prima volta è stato presentato nel 2017. Si vede appunto che hanno migliorato tantissimo. Sono migliorati loro e hanno migliorato questo motore grafico. Di solito, appunto, è facile che crashi. Ah, sicuro. Ok, a questo punto io non ritorno. Immaginavo. Tranquillo. Alzo. Lo sapevamo benissimo. Ok. Alzo un po' il volume delle cuffie. Stavo sentendo un po' troppo basso. Invece appunto mi dicevo, i suoni sono ottimi. Teniamolo a un volume decente. Vediamo, un ciclo lì in testa con tutti questi terremoti. Oh cazzo. Punto, aiuto. Non so dove andare, però troveremo di sicuro la strada. Ah, possiamo scendere anche di qua. Bello, bello. Se fossimo arrivati dall'altra parte, se il giocatore arriva dall'altro lato, comunque trova una scaletta di qua, qualche roccetta. Alla fine, in entrambi i casi, si riesce a proseguire. Oh, cacchio, qui è chiuso. Ah, invece no, dobbiamo trovare sulla scala, allora niente. O questo. Eh no, non si sa quanto sia profonda, speriamo di salire soprattutto. Aiuto! Non c'è il carbone. Non sa mai che gli serva qualcosa. Tavola da lavoro, possiamo farci ben improvvisate per testa, carino. Caso un copricapo, carino. Bello, bello, bello che ci sia un tavolo da lavoro nel caso il giocatore dovesse fare le ultime sistemazioni. Può farlo. Ed è meglio farlo nell'eventualità del quarto episodio. Comunque uscirà, eh. Uscirà di sicuro, uscirà anche il quinto episodio, usciranno entrambi. Cazzo. Che sfiga!
Aiuto! Aiuto! Astrid! È tornata l'aurora boreale? Mamma mia, abbiamo un po' di luce grazie all'aurora boreale che riattiva. Riattiva tutto. Non male. Urca si è resettato tutto. Bene, bene. Ah, niente di rotto, mica tanto. Siamo un po' acciaccati. Va bene. Ci curiamo. E ci prendiamo un po' di antidolorifici. Bende, bende. Ce li abbiamo. Ok. Ah, ok, è già fatto. Ci manca la mano. Poi prendiamo gli antidolorifici. Ecco, come unica critica alla fine della fiera avevo detto che purtroppo quando vai a fare questa, compiere queste azioni c'è solo questa rotella che gira, ma non c'è nessuna animazione. Peccato, non sarebbe stato male vedere qualcosina in più. Soprattutto quando rompi, più che altro, scusate, soprattutto quando vai a distruggere qualche oggetto, quando vai a prendere la linea di recupero, ecco, non sarebbe stato male. Cogliere la linea di recupero, magari vedere l'accetta che colpisce l'oggetto di legno. Non sarebbe stato male. Sì, che posso accucciarmi. No, aiuto. Abbiamo ancora la lanterna, sicuramente, però mi piace l'idea di usare questo bengala. Ai ai ai, in effetti sono i terremoti, un po' rischioso. In una grotta cosa troveremo? Occhio cavi, non ti avvicinare ai pericoli elettrici, non ci mancherebbe. Anche l'acqua nelle vicinanze può condurre elettricità. Occhio, anche il metallo. Vicolo cieco, acci. Oh. Da questa parte, allora. Ok, tutto, dove andremo a finire? E dai, essendo che è rumoroso, prendo. Cazzo, non ho più la lanterna. Abbiamo persa, purtroppo. Ecco perché ti danno il bengala, giustamente. Già. Ho un modo per riparare l'ascensore. Io che volevo liberarmi già di questo bengala, volevo già liberarmi, ma non si può. Ah, c'è un bagno chimico. Oh, ci sono. Sono antidolorifici, bene, benda. Tira cucito, no. Benda, benda, panni. Va bene. Probabilmente dovremo salire lassù. Anzi, sicuramente. Spostiamo questo armadietto, vediamo. Acqua. Siamo troppo appesantiti, va bene. Basta, 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 basta. No, 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 ma che cavolo sto facendo? Troppa, troppa roba. Abbiamo preso troppa roba, dobbiamo liberarci subito di qualcosa. Per esempio questo, poi. Boh. Abbiamo una bibita che. Le bibite sono utili per dissetarsi, ma sono molto pesanti. Via, visto. Abbiamo ancora un chiletto di cui sbarazzarci. Via questo qui che, seppur leggero, rompe. Niente, non ho più la lanterna, quindi. La tanica la buttiamo via, cioè, la lasciamo qui. E abbiamo un altro bengala. Acqua, abbiamo 4 litri. Troppo, dai. 3 litri e mezzo sono sempre stati più che sufficienti. Boh. C'è lì? Ah, c'è una torcia elettrica, buono. Le torce si riattivano durante un'aurora, esatto. È l'unico momento in cui sono utili.
Fusibile bruciato va sostituito, quindi un vecchio fusibile. Lascia, tac. Urca, siamo encumbered. Infatti caccia a muoversi. Dico però che le torce funzionino. Carino. Bello, bello, bello. Allora, poi stiamo facendo anche una fatica boia perché siamo carichi. Molto carichi, forse fin troppo. Andiamo. Infatti rischiamo di distorcerci qualcosa. Vorrei trasportare roba pesante. Lasciarci dietro un macello di roba. Attenzione alla roba elettrica, anche fili, cavi e all'acqua. Qui magari c'è un fusibile. Occhio a non morirci. Dove siamo, one shot, one kill. Tronchesi, mai te viste prima le tronchesi. Ce le forniranno nel corso di questa partita. Bello, carino. Mi piace, quindi... Quindi l'ultimo episodio, l'ultimo capitolo dell'ultimo episodio, insomma, sembra bello, bello interessante, eh? Bello. Nuove sfide. Siamo al chiuso, quindi stavolta non temiamo il freddo, ma ci sono altri pericoli. Infatti adesso 21 gradi. Sta bene, sta bene. Temperatura ideale. Facciamo così, è un po' troppo pesante la torcia, eh? È un po' peso torcia. Tac. Vai, vai, tranquilla, che vuoi che serva, non è che ci sia in giro molta gente. Il bengala, quelli blu, erano quelli utili per scacciare i branchi di lupi, quelli famelici, quelli grigi, quelli che attaccano in branco. Bastapanni. Qui di sicuro ci sarà un buon fusibile di ricambio. No, fammi accendere sto coso. Un gran casino, però. Però è efficace, però fa il suo lavoro. Mi piace, mi piace. Siamo qui vicino al finale, ma comunque c'è ancora qualcosa da raccontarci. Astrid. Chissà cosa succederà poi. Sono davvero curioso di scoprirlo. Oh, eccole qui le tronchese. Questo? Questo? Fiammiferi, grazie. Tronchesi, 1,50 kg, basta allora. Adesso rischiamo la distorsione. Possiamo mangiare qualcosa? La carne di lupo ammuffita. Liberiamocene. Benissimo. Poi, vediamo. Hai detto francamente di tutta sta carne di lupo non ce ne facciamo niente. Quanto pare. Credevo potesse tornare utile, invece no, no, no. No, no, togliamola tutta, dai, pazienza. È stato divertente spogliare il lupo, almeno l'ho fatto anche vedere nel caso in cui stesse vedendo per la prima volta questo titolo. Almeno avete visto come funziona anche il recupero delle risorse, il recupero della carne. Eccoci. Recupero dei viveri. Ah, ok, passa il filmato. Andiamo. Cioè, c'è una breve animazione. Ecco, quello a cui mi riferivo prima, ci sarebbe stato, sarebbe andato bene se avessero messo queste animazioni anche durante tutto il resto del gioco. Sicuramente c'è spazio ancora per migliorare, quindi mai dire mai. Magari adesso lo sto dicendo, in realtà... Adesso qualcuno, tu che stai vedendo quel tuo video, dire ma cacchio, ma se non ci sono eliminazioni, che stai a dire? Che stai a dire? Eliminazioni ci sono, eliminazioni intermezzo, magari le aggiungeranno in futuro, non si sa mai, non si sa mai, mai dire mai. Sono stati davvero in gamba questi ragazzi, quindi diamogli fiducia.
e quelli che magari sono dei difetti per ora minori, perché poi vabbè, questo è proprio davvero bello da giocare, non ce n'è, sono appunto all'undicesima live e niente, comunque mi è piaciuta tantissimo l'esperienza, anzi sono triste, mi spiace che finisca qui con questo episodio, però in realtà va benissimo così. Come vi dicevo, appunto, siamo ormai a 4 ore di gioco, quindi insomma c'è già tanta carne al fuoco in questi 3 episodi, quindi fatemi un favore, recuperateli, poi pian piano quando usciranno gli altri li giocherete, no? Anche perché sennò ci sarà da aspettare davvero tanto tempo, comunque stanno rilasciando, è uscito nel 2017, siamo nel 2020. Ah, ne bastava uno? Vaffanculo. Tutto sto giro. Accesso chimico non si può usare, però ti dà l'idea che dici magari è andata in bagno. L'unica cosa che fanno è non andare in bagno. L'unica cosa, che non fanno è andare in bagno. No? Dove sono gli altri fusibili bruciati? Andiamo sulla mappa? Siamo lì chiuso. Vabbè, tanto è tutto qui, sicuramente troveremo tutto il resto qua giù. Qui non si può ancora, dicevamo. E effettivamente ci è andata la torcia per un motivo più discreta. Però va bene. No, questo è a posto. Quindi c'è un altro qua sotto. Adesso esploriamo, Allora, quello l'abbiamo sistemato. Con le altri fusibili bruciati c'erano, l'altro era integro, non andava lasciato al suo posto. Inquietante, Non male, anzi, molto ben fatto. Non è un oro, ricordo, non è assolutamente un oro. Anche se certe volte ti fa spaventare. Maledetti, ogni tanto ti fanno cagare in mano. Si vuole. Ci sta, effettivamente. Allora devo rimetterlo al suo posto. Qui non c'è altro, non lo so, sicuramente è chiuso, oppure non c'è nient'altro. Ho trovato solo un fusibile bruciato, ce ne stava solo uno, avete visto, più peso di così non ci stava. Forse dobbiamo tornare a ritroso, magari è quello, magari è che dobbiamo semplicemente andare a ritroso. Forse no, vediamo. Cioè, dobbiamo tornare in ritroso, nel senso precedentemente alla... ascensore. Vediamo. Non so.
nel senso della scoperta, piacere, il piacere della scoperta, che non manca mai in questo titolo. Questa parte no. Probabilmente va recuperato quel fusibile. Sono sostituiti quelli bruciati. Ma ha detto di non prendere e non prendere gli altri. Questi vanno recuperati sicuramente. Qui. Oh cazzarola. Ah, eccoci qua. Ah no, me lo mangio schiato. Che bontà. Sì, qua è chiuso, ma magari c'è altro? No, no. Via cazzo, fa un freddo boia. Go, go, go. Madonna mia. Sali, 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 sali. Ah, eccolo qui. Oh la madonna, togli sta merda. Ci quello in forma. Aiuto, aiuto, aiuto. Aspettate, laggiù c'è qualcosa. Togliamo un attimo l'elettricità. Dove sono i fusibili? Eccoli qua. Buttiamo quello bruciato. Un attimo, un attimo. Dove ho lasciato il bistecchio? Ok, 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 ok. Oh cazzo, è finito. Ok, accendiamo il bengala. Potente. Niente. Attacca. Non ci fa questo bengala. Butta, butta. Spostate. Occhio, mamma mia, occhio. Ti tira giù di quelle scosse, ti dà una di quelle legnate. E bastavano due? No, probabilmente no, c'è un altro qua dietro, vero? Eccolo lì, bene. Appunto era quello vicino all'ascensore. Quindi ce ne sono tutti vicini in realtà. Un altro era un po' più nascosto, diciamo. Allora, buttiamo via il fusibile schifoso, mettiamo dentro quello bello. Tac, tac, fatto tre. Esatto, come al solito, le tre cose portano a completare quello che stai facendo nel gioco. Ne mitiche tre volte. Vediamo cosa succede, penso che ci siamo filmati. Intanto mi idrato. Trovo anche voi, mi raccomando, anche se è inverno. Soprattutto se estate, ci state vedendo in estate, bevete, bevete, per carità. Buona acqua, devo sempre solo acqua in live. Va benissimo, non gonfia. Sana, come sapete, sapete cos'è l'acqua? Ecco qua, andiamo.
No, scherzi a parte, è importante idratarsi. Infatti alcuni lo sottovalutano, ricordatelo sempre a eventuali persone anziane che conoscete, vostri nonni, vostri zii, non lo so, che sanno 40-50 anni, no, si offendono, se è vecchio devi bere, no? Nonni soprattutto, che se volentieri si dimenticano, invece ricordatevi, ricordatevi, ci sono tante volte, se lo dite vedrete che vi diranno grazie sicuramente. Ma cavolo, è vero, un po' di ore che non bevo, è sempre così, pian piano con il passare degli anni si sente meno la sete, si avverte meno la sete, è un problema. Nel caso nostra Astrid invece è molto assetata, andiamo presto che abbiamo l'ultimo Bengala. Astrid, anche se ormai vediamo la luce, dai, mi azzarderei a lanciarne in avanti. Ci buttiamo a capofitto verso l'uscita, vediamo cosa succede. Le Crossroad LG. Vale, sono orche. Orche, The world is changing. Has changed. The aurora, the weather, wildlife. It somehow feels like Mother Nature is crying out. Maybe she's warning us of what's to come. People like Molly or Father Tom, crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. The hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. But what I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight. Oh, bello, 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 bello. Complimenti, acquistatelo davvero, ne merita davvero. Ne merita tanto, 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 merita davvero di essere acquistato. Merita la vostra attenzione e voi meritate di giocarlo. Veramente bello. Complimenti, complimenti, complimenti. Giocone, giocone, davvero. Per un attimo, più di una volta, poi durante questa serie di live, ho avuto momenti di pelle d'oca, come sul finale, come su questo finale, veramente, questo terzo episodio, veramente, veramente emozionante. Bello, 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 vero. Quindi niente, adesso chiudo qua il video su YouTube, lunga vita e prosperità, ci vediamo alla prossima.